Che cosa significa crescere e diventare persone mature? Siamo dunque arrivati alla sesta tappa di questo breve piccolo viaggio che stiamo facendo insieme. Nella sesta tappa della crescita troviamo delle parole molto importanti. Avverto con chiarezza interiore chi sono io. Bellissima affermazione. Avverto con chiarezza interiore chi sono io. Cosa significa questo? Significa arrivare alla conoscenza di sé. Mi dedico da molto tempo all'orientamento scolastico. Non c'è soddisfazione più grande che aiutare dei ragazzi e delle ragazze in terza media, alla fine di un percorso di 5 anni, a trovare la loro strada. Quando siamo davanti all'orientamento, è come se noi avessimo, ad esempio, tre strade: il liceo, l'istituto tecnico, la formazione professionale. Sono tre sentieri diversi, ma che conducono tutti, o dovrebbero condurre tutti, alla stessa meta: l'autorealizzazione personale. Abraham Maslow ci ha insegnato che l'ultimo bisogno intrinsecamente presente nell'essere umano è quello dell'autorealizzazione. Da questo punto di vista, l'avvertire chiaramente chi siamo noi è quello che dovrebbe aiutarci a capire qual è il sentiero giusto per noi. Ogni volta che noi realizziamo pienamente una parte di noi, diventiamo delle persone più rigogliose, più vitali, più energiche, sentiamo di meno la stanchezza. È come se avessimo proprio una produzione naturale di sostanze chimiche dall'interno del nostro cervello che ci fanno star bene. Quali sono le parti che dovremmo chiarire di noi con chiarezza totale? Innanzitutto la nostra zona d'ombra, quell'area di noi dove in qualche modo ci sono delle mancanze, delle ferite, dei traumi, qualcosa che ci depriva della nostra vera energia vitale. Conoscere il nostro limite è fondamentale per poterlo superare e, ove ciò non è possibile, per poterlo accettare in modo maturo, non subirlo, ma integrarlo in noi. In secondo luogo, dovremmo avvertire con chiarezza quali sono i nostri interessi. Perché non tutti proviamo interesse, ad esempio, per l'arte, o per la tecnologia o per la medicina, perché evidentemente in quelle aree di interesse non viene a rispecchiarsi una parte della nostra anima, della nostra essenza. Ricordo molto bene quando al liceo il mio amico Paolo era già interessato di cose tecnologiche, mentre io ero già interessato di esseri umani. Non è un caso che lui adesso ha una rinomata azienda di informatica e è sottoscritto il direttore del centro studi Evolution. Detto in altri termini, quell'interesse che noi mostravamo a soli 14 anni, parliamo dell'altro ieri praticamente, si è rivelato poi essere intrinsecamente legato alla nostra natura. Avvertire chiaramente chi siamo significa anche capire quali sono i nostri valori, quali sono i valori guida, quali sono i valori che noi riteniamo non negoziabili. C'è chi al primo posto come valore mette la solidarietà, altri la natura, altri l'etica, la giustizia, il prendersi cura del prossimo. Avvertire chiaramente chi siamo, però, significa anche capire quali sono i nostri talenti. Che cos'è il talento? Il talento è un dono ricevuto che ci permette di svolgere al meglio qualcosa che altre persone fanno con impegno ma con maggiore fatica. Il talento esprime qualcosa in modo del tutto naturale. È come se noi fossimo già predisposti, ad esempio, a diventare dei musicisti, a diventare dei matematici. Conoscere i nostri talenti ci mette nella condizione di saperli valorizzare. Perché va anche detto che il talento da solo non basta. Non è che il talento automaticamente ci garantisca di avere successo nella vita. Dietro ogni talento c'è tanto, tanto, tanto lavoro. Avvertire con chiarezza chi siamo è in realtà il processo di tutta la vita. Perché noi non smetteremo mai di rivelare a noi stessi parti che nemmeno sapevamo di avere. Noi sappiamo che se guardiamo una foto di 20 anni fa siamo noi, ma sappiamo che quella foto di 20 anni fa non rispecchia lo stato dell'io presente. Oggi siamo una persona che si è decisamente arricchita e rivelata in nuove dimensioni che 20 anni fa non potevamo assolutamente conoscere. A volte è utile, per arrivare a questo chi sono io, sottoporsi a dei test psicodiagnostici. Il test psicodiagnostico è uno strumento molto utile perché ci mette a fuoco nelle dinamiche della psicologia interna. Attraverso un test psicodiagnostico noi abbiamo la possibilità di vedere in modo oggettivo
il nostro mondo soggettivo. È uno strumento di indagine conoscitiva meraviglioso che ci dà in poco tempo, tra le altre cose, informazioni chiare sul dove siamo e dove potremmo muoverci, e dunque ci mette nelle condizioni di conoscere con più nitidezza la struttura del nostro io. Vi ringrazio della vostra attenzione e della pubblicità che volete fare a questi video e a questo canale di YouTube. Grazie di cuore e naturalmente il viaggio continua.